essere stato con noi. Voci del mattino. E a proposito di terrorismo, di Daesh, torniamo a parlare di quella che si sta materializzando, almeno per quanto riguarda gli allarmi, le indagini, gli allarmi che emergono dalle indagini in corso, cioè quello del possibile utilizzo del nucleare per compiere attentati in Europa. Ne parliamo con Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare del CNR, membro del comitato scientifico di Green Cross. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In queste settimane, in questi ultimi giorni in particolare, sono emersi molti elementi, molti indizi abbastanza inquietanti sulla possibilità che i terroristi possano utilizzare il nucleare per colpire l'Europa. Forse non tanto la possibilità di far, o almeno nell'immediato, di far saltare, per dire, una centrale e causare un danno enorme in questa maniera, quanto l'utilizzo di piccole quantità di materiale radioattivo che comunque disperse in ambienti, in zone, insomma, ad alta densità abitativa, potrebbero comportare dei danni enormi. Sì, è vero, se ne è parlato negli ultimi giorni, ma l'allarme deve essere molto ridimensionato, in quanto l'attacco che era stato ventilato alle centrali nucleari, che giustamente lei dice che non è quello più verosimile, più probabile, io dico che è assolutamente impossibile che si realizzi nella forma in cui era stato prospettato. Abbiamo sentito che i terroristi in Belgio avrebbero spiato il direttore di una delle centrali nucleari con scopi ancora non chiaramente compresi, perché un terrorista armato di un giubbotto esplosivo, come sono stati quelli che hanno colpito Bruxelles, non è assolutamente in grado di accedere ad una struttura nucleare, e quand'anche si riuscisse ad avvicinare non avrebbe nessuna possibilità neanche di scalfire dall'esterno la struttura che protegge il reattore nucleare. Il fatto di spiare il direttore di per sé stesso non dà nessuna possibilità di accesso all'interno della struttura. Bisognerebbe ipotizzare degli scenari da fantapolitica, cioè il rapimento del direttore che venga poi costretto, o meglio dei familiari forse, ma insomma sono tutti quanti. È anche vero però che abbiamo scoperto come alcuni che poi si sono rivelati essere terroristi o sono andati a combattere in Siria e in Iraq per il Daesh lavoravano nelle centrali nucleari belghe, per esempio. Sì, però il fatto di lavorare, ricordiamoci che i lavoratori, che i dipendenti di una centrale nucleare sono tra i soggetti più sorvegliati. Un normale dipendente non ha nessuna possibilità di accedere alla sala di controllo, e perché questo è quello che si era ipotizzato, sì, e mandare fuori del regime ordinario il reattore nucleare. Quelli sono dei processi molto complessi che vengono controllati da una squadra di esperti, e poi ci vuole un'altissima qualificazione, come si può immaginare, per intervenire nelle normali operazioni di funzionamento di un reattore. Non è che chiunque può, semplicemente per il fatto di stare all'interno della centrale nucleare, abbia qualche minima possibilità di accedere. Dopodiché è tutto quanto ancora da stabilire, esattamente quali fossero le loro intenzioni, semmai ci fossero realmente, ma quello che vi posso dire è che una centrale nucleare è, anche se un obiettivo sensibile, perché sappiamo che il materiale nucleare è estremamente pericoloso, può essere aggredita soltanto in due modi: uno, con un'azione militare impossessandosi,
materialmente della sala di controllo e sapendo che cosa fare, ma sono presidiate militarmente le centrali nucleari, soprattutto in questo periodo che di allerta a livelli altissimi. L'altro, un attacco tipo 11 settembre per intenderci, cioè un aereo che venga fatto precipitare deliberatamente sulla struttura esterna della centrale nucleare carico di carburante, sperando che arrechi danni sufficienti da produrre qualche effetto, ma anche questo gli ingegneri dimensionano la struttura del reattore nucleare sotto forma di gusci concentrici proprio perché possa resistere addirittura ad un attacco diretto, ad un attacco frontale di un aereo fatto precipitare. Quindi... Ci sono però altri rischi, perché materiale, ovviamente non in questa quantità, ma materiale radioattivo è possibile procurarselo anche altrove, in luoghi assai meno protetti. Esatto, ma questo infatti, però stiamo parlando di un'altra cosa. Allora, non è più un attacco a una centrale nucleare come quella che si era temuta in questi giorni, ma è la capacità di gruppi terroristici di impossessarsi di materiale nucleare, ma soprattutto sul mercato nero, perché dopo lo smantellamento dell'Unione Sovietica, alcuni dei paesi si sono trovati in possesso di combustibile, di materiale nucleare, e c'è stato tutto un periodo in cui era difficile riuscire a capire di chi fosse la responsabilità di gestione di questo materiale, e allora non si esclude che delle piccole porzioni possano essere state sottratte, ma qua siamo sempre nel campo delle ipotesi. E poi non stiamo parlando assolutamente di capacità di questi gruppi di realizzare un ordigno nucleare, stiamo parlando appunto di bombe sporche, cioè di materiale che venga fatto esplodere e quindi produca una contaminazione dell'ambiente circostante. Questo ovviamente ci spaventa non meno, devo dire la verità, perché allora, in una grande città un evento di questo tipo sarebbe davvero preoccupante. Naturalmente l'effetto psicologico sarebbe notevolissimo, però il danno arrecato effettivo è molto minore di quanto uno non possa pensare, cioè ci sarebbe la possibilità di una piccola di una contaminazione circoscritta, poi perché non è che stiamo parlando di un effetto alla Chernobyl o alla Fukushima, di materiale che è un materiale che quando anche fosse fatto esplodere contaminerebbe una porzione circoscritta di territorio, che per carità è un evento che scongiuriamo. Però è sempre una contaminazione circoscritta e poi non avrebbe un effetto di avvelenamento dei pozzi, per così dire. Certo, ci sarebbe una contaminazione, bisognerebbe mettere in sicurezza la zona, ma non è niente di analogo a quello che era stato prospettato di possibilità di esplosione di un piccolo ordigno nucleare all'interno di un centro urbano. E per quanto riguarda la sicurezza, ad esempio, di strutture sanitarie nelle quali viene utilizzato materiale radioattivo, se ne è parlato anche di questo in questi giorni? Sì, naturalmente. Noi qui in Italia, ovviamente la situazione è variegata, ogni paese ha la sua legislazione, ha le sue normative. Sicuramente sarebbe più semplice, ma anche in quel caso stiamo parlando di materiale a bassa radioattività. Non è che fulminerebbe istantaneamente, potrebbe creare appunto delle intossicazioni di tipo nucleare, di tipo atomico, ma i cui effetti poi oltretutto è questo, che non sortirebbero l'effetto voluto dai terroristi. Ma insomma, cioè, perché non ci sarebbero vittime immediate. Ecco, ci ha un po' rasserenato Valerio Rossi Albertini. Grazie anche per questo. Siamo in chiusura, linea Val GR1, noi ci sentiamo domani.